Palermo una volta c'erano i Florio, una dinastia di capitani d'industria titolari di un patrimonio immenso. Una storia economica complessa che attraversa quasi 150 anni, che si intreccia con la nascita dell'Italia. Si affermano in Sicilia i viceré, si afferma in Sicilia una nuova capitale europea, Palermo, la Palermo dei Florio. La nostra storia comincia in un tempo lontano, in quella Palermo che negli ultimi anni del 1700 è un avamposto marittimo dello Stato borbonico. La Sicilia è lontana dagli altri stati europei ed è sul mare, e sul mare c'è una sola potenza dominatrice, l'Inghilterra. Le truppe inglesi la proteggono e anche Re Ferdinando, cacciato dai francesi, si trasferisce con la intera corte. È questo il contesto in cui Paolo Florio, partito anche lui dalla Calabria in conseguenza del terribile terremoto del 1783, arriva a Palermo.